Benvenuti nel mio tutorial, oggi spiego il punto peruviano che mi è stato richiesto in Facebook, però ci sono anche YouTube e ci sono altri video. Però mi hanno chiesto quante catenelle avviare per una copertina e quanto asolo forse si devono fare, certamente sono qui per spiegarvelo. Allora, solitamente il punto peruviano è stato sempre lavorato con un righello o anche con un bastoncino, un punto molto antico, però se si deve fare una sciarpetta va bene, ma se si deve fare un lavoro molto lungo, stare lì col righello non è molto bello, può uscire veramente pazzi. Il punto è bellissimo e piace a tutti e finalmente lo possiamo realizzare con l'uncinetto. Allora, nel punto peruviano vedete voi che ci sono delle asole poi chiuse insieme, no? Incrociate. Questa è una scelta che dovete fare voi, se volete farlo da 4 cerchietti, 5 cerchietti, anche 6 cerchietti, però tutto basato anche sul tipo di lana, perché ad esempio per una copertina per bimbo sarebbe giusto 4 cerchietti, così rimane elegantissima e devo usare un filo molto delicato, morbido e sottile. Io sto usando una lana grossa appunto soprattutto per far notare meglio questo lavoro. Allora, la mia amica volevo chiedere questo, ma tu poi lo farai questo lavoro che mi hai chiesto? Perché poi io lo voglio vedere in uncinetto, che meraviglia, quindi ok. Secondo, le catenelle si avviano appunto per quanto anelli devi fare. Io ne ho fatti pari perché ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ne ho fatto 24, una per girare, spiego pure perché per girare. Se lo devi fare di 4 anelli, io sto lavorando con le catenelle 4, quindi 4 più 4 più 4, quindi 40, 44, 48, ok? Quindi 100, 102, 104, numeri pari. Allora, uno mi serve per girare perché il primo punto lo vado a bloccare e alzo e decido, va bene, questa è la lunghezza, se vi piace questa è la lunghezza, massimo così, va bene. Vado nella seconda catenella, prendo il filo, faccio una catenella e tiro e mi accorgo che le lunghezze sono uguali. Vado nel terzo e allungo di nuovo così. Allora, perché si ci fa questa catenella? Perché quando poi tu fai un lavoro lungo e tu dovrai poi sfilare l'uncinetto, non si sfilano, sono già annodati. Quindi faccio di nuovo la stessa cosa qui, prendo, alzo. E comunque un consiglio, usate sempre l'uncinetto che non abbia questo supporto, quello normale, quindi questo così. Allora, onde evitare che perdo anche la lunghezza, esco e prendo questi due e questi tanto non si sfilano. Prendo di nuovo la catenella, tiro, prendo di nuovo la catenella, tiro, catenella, tiro, riprendo. Fin qua mi sembra che sia facile e non c'è il righello, quindi lavorate con le mani libere. Tiro, prendo le altre due, tiro, va bene, fino alla fine del giro e poi vi faccio vedere il secondo. Allora, l'ultimo giro, quindi l'inizio della catenella, punto di catenella chiuso, quindi nodino, alzo, ok, questo me lo stringo, esco con l'uncinetto e giro, metto la lana da questa parte, ecco qua. Siccome nell'ultimo punto non gli si viene dato il nodino, quindi la prima cosa che dovete fare è afferrarlo subito quando finite il giro e comincio a lavorare e prendo 1, 2, 3 e 4.
così. Li porto alti e lavoro distesa, non abbassata, ok? Una catenella e infilo l'uncinetto qui dentro, vi si nota subito, guardate. Ok? E faccio 2, 3 e 4. Ok? Per quanti erano gli anelli? Se avessi fatto 5 anelli, avrei fatto 5 punti bassi. Vado di nuovo qui, fate attenzione, guardate bene se ve ne scordate uno, 2, 3 e 4. Passo il filo, tiro, scusate i rumori, vedete? Qui. Faccio il primo, l'ho fatto 2, 3 e 4 e proseguo sempre così. Questo è il punto peruviano. È comodissimo, senza riello, bello. E 4, tiro, chiudo. E faccio 2, 3 e 4. Allora, quando dovete fare una copertina per bambini, chiedete in Facebook, ma quanto è una copertina per bambino, per culla? Allora, sapete cosa dovete fare? Dovete prendere un asciugamani, specialmente quelli di lino, quelli di cotone. E quelli che si usano proprio per i bambini, quelli che fanno sembrano lenzuolini, ecco, quella è la misura. Se dovete farlo invece per culla, per lettino, dove c'è il bambino dorme nel lettino, potete prendere il lenzuolo bagno e fare quella lunghezza, di larghezza e lunghezza. 1, 2, 3 e 4 e tiro. E lavoro 4 punti bassi. Poi questa lana, insomma, è bella per il colore, però per il mio carattere indossare un capo di abbigliamento con questa lana così doppia, morirei di caldo. Allora, ci vediamo alla fine del giro. Il primo motivo di punto peruviano è stato realizzato. La decisione adesso sta a voi. Continuare sopra i punti bassi o direttamente già iniziare il punto peruviano. L'originale punto peruviano porta i punti bassi sopra, è il motivo che abbiamo fatto, quindi faccio un punto basso, comincio qua qui e vado a lavorare i punti bassi che ho chiuso. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, li dovete chiudere tutti di sopra, i punti bassi, sopra ogni punto basso, e ricominciare il secondo giro, che è il terzo giro che adesso vi mostrerò. Mi sembra che fino a qui è un lavoro molto semplice. Basta solo avere pazienza nelle cose. A dopo. E allora, adesso facciamo di nuovo il punto, lo affermiamo così, lo chiudiamo e alziamo. Adesso lo faccio vedere un pochettino più lunghetto. 2, 3 e 4. Poi spiego anche un'altra cosa, va bene? Chissà qualcuno non volesse farlo in questo modo, però questo è più originale. Cioè, ve lo spiego adesso. Se non volete fare come ho fatto poc'anzi, potete già da adesso fare così, chiudere, fare un punto ed entrare. Così. 3 e 4, d'accordo? Se non lo volete fare come vi ho spiegato prima.
Non cambia niente, però mi sembra che quello sia più originale. 1, 2, 3 e 4. Chiudete. Punto di catenella. E qui. 1, 2. 3 e 4. Non cambia niente. È lo stesso, va bene? Dovete decidere voi, quindi farlo così significa che già avete il punto peruviano pronto. È già fatto. Farlo in quella maniera, invece, ha più consistenza nel fatto che è originale, fa i nodini e non si perderebbero tipo i nodi, però così che c'ha da perdere, è tutto attaccato alla fine. Il punto è uguale. Guardate questo e guardate questo, non cambia nulla, ok? Però è giusto che io proseguo con quello originale, quindi scuscio, oddio, scuscio e faccio di nuovo quello che stavo facendo poc'anzi. Quindi prendo le due ultime asole, faccio un punto basso, tiro, un punto basso, tiro, prima che vedo che già la lunghezza dell'uncinetto non tira più, estraggo le asole. Potete lasciare un commento nel video per sapere quale dei due vi è piaciuto di più, quello che di solito fanno in tutti i tutorial o questo che ho fatto io, va bene. Io per motivi anche comunque sbrigativi certamente farei il secondo, però se non ci segue nessuno continuiamo con questo. Tiro, tiro, tiro. Ok. Vedete? Sono tutti della stessa lunghezza, quindi prendete questo e infilate qua dentro e cominciate di nuovo. Mi raccomando, portateli bene i punti per non saltarne qualcuno. Se dovesse mancarvi un numero, un archetto, non vi preoccupate, lo potete formare anche facendo così e tirato. I trucchi del mestiere sono questi. Tirate, tirate, ci vediamo alla fine del giro. Allora, questa è la fine del giro, tolgo e subito mi prendo il primo punto e comincio 2, 3 e 4. Stendo e tiro, ok? Catenella. Entro, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, catenella, vedete la fessurina qui? 2, aspettate perché è una lana a 4 fili, mi rimane impigliato, 3 e 4. Guardate quanti fili che c'è questa lana. Allora, che sto facendo? 3 e 4. Tiro, chiudo. E purtroppo è quella che è. 3 e
4. Ok, punto peruviano fatto. Grazie per aver visualizzato il mio tutorial. Un bacio a tutti.